Dunque, la mia prima domanda riguarda il network di Indigene Digitali. Com'è nato? Indigeni Digitali è nato un anno e mezzo fa. Una delle abitudini che stavo portando all'interno delle altre aziende era proprio di organizzare degli aperitivi periodici, informali tra le persone all'interno dell'azienda. Questo aperitivo che organizzavo periodicamente aveva l'obiettivo appunto di fare un po' di knowledge sharing in modalità completamente informale. Dopo un po' di tempo che organizzavamo tra 10-15 persone, abbiamo deciso di estenderlo per prova. Diciamo alla rete ed è nato Indigeni Digitali ormai un anno e mezzo fa, con il simbolettino dell'indigeno, con le quattro penne che hanno un significato. Quelle quattro penne sono i quattro valori appunto degli indigeni digitali e che sono tra l'altro un po' il riassunto dell'etica hacker di Peck e Mann. Abbiamo ormai un network di circa 2500 email e contatti. E questa crescita è arrivata oggi ad avere, insomma, una risposta positiva sia da parte di sponsor, che finalmente qualcuno, insomma, ha deciso di investire nel network, sia da parte delle università. Quindi prospettive di crescita piuttosto che di nuove opportunità per chi fa parte del network. All'interno di Indigeni Digitali ci sono non solo programmatori e tecnici, ormai una persona della comunicazione, manager, più che persone che hanno fatto già impresa. E questa, diciamo, caratteristiche, queste competenze ibride stanno dando vita a, in alcuni casi a dei progetti nuovi, in altri casi a delle start-up e in molti casi invece a delle opportunità di cambio lavoro semplicemente. Gli obiettivi per futuri sicuramente sono, diciamo, due fondamentalmente. Uno, far crescere il network e continuare a mantenere quello che secondo me è il bello del nostro network, ossia l'approccio disinteressato però utile a tutti. E poi l'università. Passiamo a parlare di qualcuna delle tue di startup. Innanzitutto Fologram, che ha avuto un successo strepitoso. Fologram è un progetto divertente che è nato insieme a Lorenzo Sfienti. Era un'idea, diciamo, di un progetto web che si sta trasformando, in effetti comincia a crescere talmente tanto che ci ha dato una visibilità internazionale non indifferente. E questo ci ha dato appunto diciamo, lo stimolo a portare avanti il progetto e a cercare di trasformarlo in un progetto probabilmente più imprenditoriale. Quali sono le possibilità per chi apre una startup? Secondo me, la maggior parte dei progetti, prima di tutto, devono essere, diciamo, autosostenibile o comunque con un modello che riesce a portarli online in modo strutturato senza dover per forza aver subito i soldi prima ancora di partire. Se arriva l'investitore che in qualche modo mette soldi, diciamo che la cosa che suggerisco sempre è di non svendere il progetto se uno ci crede e c'è un modello interessante. Ho letto e visto le slide della tua presentazione Pitch and Love. Investitore come una donna, bisogna sedurlo. L'obiettivo era comunicare 10 suggerimenti fondamentali per fare una presentazione efficace, cioè arrivare in quei pochi minuti a comunicare, però affrontando tutti i vari punti, dal presentarsi, parlare del problema, quindi far capire che c'è un problema che va risolto, quindi prima di tutto descrivere qual è il problema che verrà affrontato con quella soluzione e poi spiegare la soluzione. Dopodiché ci sono gli altri punti delle slide, che sono appunto diciamo, la definizione del team, il piano praticamente di attività, i finanziamenti, il mercato, i competitor, insomma, tutta una serie di suggerimenti sulla presentazione da effettuare. Parliamo di Enterprise 2.0. È un tema, diciamo, ampio e da affrontare. Non tantissime aziende sono già pronte, più che altro, diciamo, a livello proprio di predisposizione mentale o del management ad affrontare progetti di questo tipo, e non sempre è facile scardinare, determinati limiti e preoccupazioni da parte del management verso, diciamo, questi sistemi, soprattutto perché, un sistema di Enterprise 2.0 parte dal principio che il contenuto sia bottom-up, cioè è l'utente che in modo attivo utilizza, fruisce, ma allo stesso momento contemporaneamente porta contenuti all'interno della piattaforma che sono utili ai
ai colleghi o alle persone che partecipano, insomma, alla conversazione all'interno del sistema. Ma che cos'è esattamente che costituisce la barriera più importante? È la paura della perdita del tempo o la paura della perdita di controllo? La paura della perdita del controllo sicuramente, secondo me il pregiudizio nei confronti dei sistemi di Enterprise 2.0 è appunto la perdita del controllo, anche se onestamente nei progetti dove ho avuto modo di portare questo tipo di cultura, anzi, cioè l'utente è decisamente responsabilizzato dal condividere contenuti e apportare contenuti all'interno di questi sistemi. E poi chiaramente tutto il resto degli strumenti, cioè i vantaggi sono questi: disponibilità dell'informazione, coinvolgimento dell'utente, vicinanza, secondo me, tra l'utente e l'azienda. Questo è, cioè si schiaccia nettamente la distanza che ogni tanto viene percepita tra il dipendente e l'azienda. Ci sono aziende che appunto hanno implementazioni social verso i clienti, ma hanno chiuso i social all'interno dell'azienda. Che cosa ne pensi? La chiusura dei social network, però, a mio avviso, genera un problema più grave perché il dipendente che si vede chiuso il social network, prima o poi troverà una soluzione alternativa. Qual è il grado di maturità secondo te? Dell'approccio che le aziende hanno verso i social con i propri clienti. Il quadro, a mio avviso, è che ancora non c'è una grossissima predisposizione all'affrontare, diciamo, il social network per il semplice fatto, o meglio, una comunicazione online strutturata. La cultura dell'azienda verso una comunicazione online, una presenza, un dialogo con i clienti, secondo me, comincia ad esserci, ma ancora non è assolutamente diffusa nelle aziende.